E all'inizio dei lavori per la città della salute di Sesto San Giovanni era presente anche l'assessore alla salute di Regione Lombardia Mario Mantovani e anche altri ospiti. Scopriamo chi. Oggi è un momento importante perché la bonifica credo che faccia parte di uno dei momenti fondamentali per il nostro territorio, in particolare in questo Sesto che lascia insomma qualche traccia del passato che francamente va risolta, e ci auguriamo davvero che possa dare sviluppo a quel tema della ricerca, che io sono qui per quello, che credo sia fondamentale, una ricerca che non deve più solo chiedere contributi, ma credo sia tempo che dia i propri risultati. Lei sa che ci sarà una piattaforma diagnostica, ci saranno 700 posti letto, io mi auguro che davvero si possa porre qui anche un ospedale generalista e non solo due ospedali di ricerca per il cervello e per il cuore, insomma dare quel senso di grande città della salute che credo sia elevare la qualità in Lombardia. Il cammino è già iniziato, abbiamo firmato atti importanti, con oggi si sancisce l'inizio della cantierizzazione, quindi mi sembra che stiamo andando avanti con il passo giusto, determinati e convinti su un progetto che ha una forte valenza pubblica. Quanto dureranno questi lavori? Allora, ci sono delle previsioni che dovrebbero portare al trasferimento sia dell'Istituto BEST che dell'Istituto dei Tumori nel 2019. Quindi speriamo che tutto proceda come deve procedere, in modo che fra qualche anno sia i dipendenti, ma soprattutto i nostri pazienti, abbiano un'accoglienza più adeguata alla loro patologia. Posa della prima pietra prevista per? Per l'anno prossimo, per il prossimo anno, poi chiaramente alcuni anni per la costruzione, e si pensa all'inizio del 19 di poter procedere al trasferimento. L'investimento complessivo tra contributi pubblici e privati quanto ammonta? Ammonta a 450 milioni di euro, quindi è una gara molto molto grande, è un impegno della nostra regione enorme e noi ringraziamo per la sensibilità, perché il nostro istituto ha veramente la necessità di trasferirsi in un ambiente adeguato. Di potenziamento della ricerca, cosa intende esattamente dal punto di vista diagnostico? Potenziamento della ricerca vuol dire avere i laboratori vicino alla clinica, le cliniche, il posto di ricovero, e questa è una caratteristica che è sempre stata molto preziosa per gli istituti di ricerca a carattere scientifico, cioè il contatto diretto fra i ricercatori e i clinici, o i clinici che fanno ricercatori, e questa è la base della cosiddetta ricerca traslazionale. L'idea guida è il recupero di un'area straordinaria che è un ottavo di tutta la superficie del comune di Sesto San Giovanni, ed è la trasformazione di un terreno industriale, gli inglesi li definiscono brownfield, in un terreno verde in realtà, in un greenfield. In realtà è un greenfield abitato, quindi siamo sotto questa grande struttura che è l'amminatorio, qui abbiamo il T3, abbiamo delle autentiche cattedrali del passato, questi sono edifici che restano, che testimoneranno per sempre l'appartenenza di questo edificio all'industria. L'industria che si trasforma, adesso qui viene un grande ospedale, è una sorta di fabbrica bianca l'ospedale, ecco, una fabbrica che non restituisce la salute, insomma. Che si occupa di salute, ma è un grande ospedale che si occupa sia dell'attività clinica, cioè ospedaliera, sia di quella di ricerca, e che quindi è un avvenimento molto importante che va a occupare una piccola parte in realtà di questa gigantesca area, un'area di 1.400.000 metri quadri. È una grande sfida, una sfida pubblica, una sfida che appartiene alla storia di questo paese industriale, della città di Sesto, la città di Milano, all'area metropolitana di Milano. Quindi è una sfida nell'area dei tempi, insomma, come trasformare la città affinché riassorba questi buchi neri lasciati dall'industria e li trasformi in luoghi vissuti, abitati. E soprattutto non periferia, cioè questa è cancellare la parola periferia dal nostro vocabolario.